Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Ciao. Siamo nello stato più verde d'Europa, lo diciamo ogni volta che siamo in Slovenia, fa sempre un po' di scena, no? Tante novità, sicuramente la prima è questa GoPro, vediamo se si vede, con una lente gigante, Max Lens. Dove è finita la vecchia GoPro? C'è l'Angelica, quindi cercheremo di portarvi video più dettagliati, amore. Anche di quello che abbiamo montato finalmente le valigie della Touratech. Come al solito è stata una bella impresa, però ce l'abbiamo fatta e quindi abbiamo le valigie per i nostri viaggi. Sono valigie che vanno bene per me perché sono anni 80, quindi sono in linea con la moto, e vanno bene anche per Angelica. Quasi non è mai abbastanza. Quindi Angelica si potrà portare dietro finalmente alla casa. Destinazione di questo viaggio l'avete letto sicuramente nel titolo, è un ritorno alle origini. Ritorno ai Balcani. Torniamo ai Balcani per affrontare questa volta la Bosnia. Quindi andremo direzione Zagabria. Oggi faremo un bel giro per la città. Dopodiché andremo a Mostar e dopodiché andremo a Zara. Ma un passo alla volta, come sempre. Bella e basta. Motore, anche lui dentro il metro. È ridicolo, è ridicolo. Un saluto ai nostri amici GSisti che seguono il canale, grazie ragazzi. Abbiamo scoperto che i tavolini della Touratech sono profumo di frontiera. Era un anno che non mi sentivi dire questa frase. Stiamo arrivando in Croazia. Andiamo a scoprire la città, ma prima di tutto dobbiamo fare una cosa. Ovviamente con l'accompagnamento giusto. Breve video sulla città di Zagabria, quindi ne abbiamo abituati a video ben più completi. Qui due cose al volo. Poche certezze nei nostri viaggi, una di queste è che in ogni luogo c'è cattedrali. Qualcosa che ci interessa, che come sempre è la ristrutturazione. Impalcatura da paura, porca miseria. Domani aggiungiamo una toppa. Sì. Altro stato in arrivo, ci vediamo domani. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao, ciao. L'appartamento bello, questo è il massimo grado di oscurità che ci viene fornito dalle tapparelle, quindi abbiamo dormito molto bene. Le due ore che abbiamo dormito sono state piacevoli. Si va in Bosnia, quindi prima volta sia per me che per la Angie che per la vecchiaccia. Siamo emozionati, tesi. Faremo di nuovo una frontiera come in Turchia. Speriamo bene. Bene. Il Wyoming. 6 km alla frontiera, presumo amore. Siamo in Bosnia. Che figata! Aggiornamenti in diretta. Piacerebbe dirvi che il grosso è fatto, ma in realtà adesso ci mancano, sembro onesta, una gallina padovana. 250 km più o meno. Comunque siamo in un distributore molto carino e adesso pausa caffè
proviamo il caffè bosniaco. Vediamo com'è. Faccio vedere anche la moto mentre la Angie si reca ai servizi. Sta reggendo tutto. Vi portiamo con noi in un delizioso paesino rurale della Bosnia. Scene epiche in benzinaio. Un signore palesemente alterato. I fidanzati normali portano le compagne al mare, in qualche città meravigliosa, hotel a 5 stelle. Noi siamo invece nella Bosnia più vera. Un signore in palese stato mi ha chiesto se vengo da Milano, visto che la vecchia è targata a Milano, e io gli ho fatto tipo così: sì vai grande, sei un mito. E niente, ha intravisto il tatuaggio che ho sulla mano, tirato sulla giacca per vederlo bene, mi ha detto Masson. Fatto bene, primo approccio. Fantastico, un approccio veramente incredibile. Finalmente un po' di curve. Facciamo a capire come si distingue la Bosnia, tesoro. C'è sempre questo alone di fumo, no? Per strada. E un odore di griglia incredibile. Non le spengono mai le bore qua, mai. La Bosnia più vera. Questa. Siamo finiti in alpeggio qua, amore. Dove la passi? Mucche libere, guarda come sono contente. 18 gradi, è calata notevolmente la temperatura. Alla fine la Bosnia è un po'... come si chiamava quella l'isola, amore, dove c'era Jurassic Park? Jurassic World. No, ma c'era l'isola là? Veramente il set di Jurassic World. Noi in Turchia ci siamo abituati a vedere cose abbastanza opulenti, ma qua essere in montagna è vero di fronte. Cioè... e vedere questo toglie, porca miseria, ma che storia. Abbiamo fatto, siamo arrivati, abbiamo le chiappe devastate. Quali chiappe? Non ho più curi. Non le abbiamo più? Curi non ce ne sono più, siamo senza curi. Che donna.